prego. Buona domenica. Dopo una mattinata sul lungomare, il sindaco Marino è tornato verso il centro soddisfatto, a bordo della Roma Lido, con al seguito la sua fedele bicicletta. La prima domenica di pedonalizzazione del lungomare di Ostia, secondo il sindaco e il presidente del decimo municipio Andrea Tassone, infatti è stata un successo. Nonostante le nuvole, la pioggia non è arrivata e anzi un timido sole è riuscito a farsi spazio e ha riscaldato il litorale. Ma non solo per il bel tempo, a decretare, secondo l'amministrazione locale, il successo della prima giornata dell'iniziativa, anche i costi contenuti e la partecipazione delle associazioni. La manifestazione Ottobre al Mare continuerà per tutte le domeniche del mese e ricalca il modello di pedonalizzazione messo in campo dal sindaco Marino al centro di Roma. Ieri il sindaco con il presidente del municipio Tassone, insieme anche agli assessori e consiglieri muniti di due ruote, hanno percorso il lungomare chiuso alle auto da piazza Giuliano da San Gallo a piazza Sirio per fermarsi al pontile, dove alcuni cittadini hanno mostrato al sindaco esempi evidenti di lungomuro e per liberare alcuni gabbiani curati dalla lipo di Ostia. Un momento con i giornalisti e poi di nuovo verso Roma dalla stazione Stella Polare. Lo stiamo iniziando in maniera sperimentale nelle domeniche di ottobre, permettendo anche l'accesso delle biciclette durante tutta la giornata della domenica sul Trenino, e vogliamo vedere quanto è apprezzato e condiviso dalle romane e dai romani. Mi sembra che ci sia una grande gioia, una grande partecipazione, e questo ci incoraggia ad andare avanti. Per il ciclo pedonale sicuramente saranno fondamentali le piste ciclabili. L'amministrazione locale ha già preso un impegno, ha detto che in questi 5 anni sarà completato quello che è il circuito che porterà addirittura fino a Roma. Ci sarà un incentivo da parte del comune per questo? L'assessore alla mobilità e trasporti, l'assessore Guido Improta, ha già presentato e abbiamo già votato in giunta 2 settimane fa un atto che impegna il Comune a investimenti a partire da gennaio 2014 per la ciclabilità. Ovviamente sono investimenti che vanno insieme ad altri investimenti più importanti, quelli sui trasporti, sugli autobus, sui tram. Il lungomare ritorna a essere fruibile per tantissime persone che vogliono viverlo e vogliono passare intere giornate con la famiglia, perché il lungomare deve essere un posto dove si socializza, si scambiano idee. Voglio ringraziare Acea, voglio ringraziare Ama, voglio ringraziare l'Asso Balneare, l'Assotel, tutte quelle categorie che ci hanno aiutato a realizzare questo evento, perché il municipio ha pochi fondi, quei pochi fondi li abbiamo spesi solamente per pubblicizzare quel poco l'evento. Comunque una bellissima giornata, il sindaco è rimasto molto molto contento. L'occasione è stata anche propizia per chiaramente consentire agli stabilimenti di stare aperti, sono state fatte le convenzioni con alcuni ristoranti per permettere ai cittadini di non spendere troppi soldi, ma soprattutto quindi permettere alle famiglie di passeggiare o soffrire di questo bel lungomare passeggiando anche con le biciclette. Qualcuno ha ricordato che non è la prima volta che si attua una pedonalizzazione del lungomare, anche se negli anni passati coinvolgeva il lungomare di Ponente. Stefano Salvemme, presidente dell'associazione Mare in Vista, ex presidente della commissione commercio del decimo municipio, che ha ideato e portato avanti assieme ad alcune associazioni l'iniziativa fatta ad Ostia Ponente, così ha commentato la pedonalizzazione di Marino. Le differenze con Mare in Vista, a mio avviso, sono lo spirito e l'obiettivo. Nella pedonalizzazione del municipio manca un vero coinvolgimento con i cittadini e le associazioni, che nel nostro caso hanno sempre proposto loro stesse le iniziative da realizzare nell'ambito del contenitore che è Mare in Vista, nel quale c'erano dibattiti e tavole rotonde su temi importanti per la città. A mio avviso in questa pedonalizzazione manca un motore che aggreghi i cittadini nello spirito della partecipazione reale, ha concluso Salvemme.